Ecco il presidente del Consiglio Conte che arriva in Senato, dove tra poco terrà un discorso in cui chiederà la fiducia in aula. Ci va lei qua? E io per lavoro, lei? Io vado in banca, non c'ho più soldi. Ma lei sta pensando magari in futuro di fare veramente un partito dei responsabili con Scilipoti? Insomma, che qua serve, no? Guarda, me l'ha chiesto Scilipoti. Dice, scusa, Antò, perché non facciamo un partito dei responsabili? Dice, visto che adesso è ritornato di moda. E ho detto, guarda Mimmo, io non neanche una lira. C'era davvero bisogno di aprire una crisi politica in questa fase? Ritengo di no, quindi adesso bisogna voltare pagina. Sarebbe un arricchimento per questa alleanza poter acquisire anche il contributo politico di formazioni, penso a quella liberale, popolare, socialista. Renzi ha detto il soccorso nero arriva al Premier Conte. Diciamo che quello che dice Renzi non interessa a me e ormai alla maggior parte degli italiani. La mascherina nera, diciamo. L'ho anche rossa, però. La Feltri la attacca, dice, dalla camicia nera alle mutande rosse, dice addirittura. È una vita che mi attacca, Feltri. Le mutande mie però non le ha mai viste lui, guardi. Le faccio vedere a chi dico io. Perdere dei pezzi anche qui al Senato, come è successo alla Camera. Non credo proprio. Chi lascia il partito di origine, qualunque esso sia, poi è destinato a scomparire dalla vita politica. Chiediamo a tutte le forze politiche e parlamentari anche, che hanno a cuore il destino dell'Italia, aiutateci a ripartire con la massima celerità. Se la sente di dire mai più con Renzi? Ma questa è una legislatura nella quale stiamo governando con un partito politico che diceva che facevamo l'elettroshock ai bambini e li vendevamo. E quindi ho imparato a non dire mai. Mai dire mai, quindi. Mai dire mai in questa legislatura. Non ho capito solo se l'ha sentito Renzi, come, visto che siete insomma stati amici per... Siamo amici. Siete amici tuttora. Come... Amicizia è un'altra cosa, la politica. Imprudente? Lo definisce imprudente? La sua opinione. Io non lo avrei fatto. Questo volevamo capire. Ma io un anno e mezzo fa ho preso una decisione diversa. L'ha sentito in questi giorni? No. Mi auguro che nei prossimi giorni, nelle prossime settimane, lei metta al centro le idee e non lo scambio di poltrone, perché il paese in questo momento non si merita un mercato indecoroso. Voi parlate sempre di poltrone, Secondo me non è importante dire non sono interessato alla poltrona, ma dire essere interessati a star seduti con disciplina e onore. Le trattative per ottenere una maggioranza sono continuate fino all'ultimo secondo quasi, con i senatori dell'UDC, con gli ex 5 Stelle nel gruppo misto, riluttanti a votare sì alla fiducia. Poi ci sono state interlocuzioni con alcuni senatori di Forza Italia che avevano promesso il voto favorevole, finché a sorpresa, quando nessuno se lo aspettava, è arrivato il voto della senatrice Maria Rosaria Rossi, una delle donne che è stata accanto a Berlusconi per più anni, una delle fedelissime. Addirittura alla fine poi della votazione in Senato la senatrice Rossi è stata anche ricevuta a Palazzo Chigi e lì si è messa a disposizione per organizzare un'altra pattuglia di responsabili proprio dal partito dell'ex cavaliere. Abbiamo una vita con Berlusconi, vogliamo capire il motivo di questo cambio, senatrice. Come mai ha mollato Berlusconi? Per una conferenza stampa. Vi siete i nuovi responsabili, possiamo dire così? Non si parla di responsabilità, si parla anche di senso del dovere. Pesa lasciare Berlusconi, gli avete comunicato? Sì, ho parlato 2 giorni fa con Berlusconi, ci siamo confrontati. Ha benedetto questa scelta? No, assolutamente no. I miei colleghi non hanno avuto coraggio di fare questa scelta, però erano magari contenti che qualcuno al posto loro la facesse. Sta uscendo Scilipoti, in questo momento niente, siamo in attesa di Conte. Ecco il presidente del Consiglio Conte che è uscito dal Senato in questo momento, mentre ancora all'interno la diretta è in corso. Giacomillo, faccia la sua dichiarazione di voto. Ho votato alla fine... Alla Democristiana. Ma no, ma assolutamente no. Nei 5 Stelle ci torno. Vedremo, ma non è una questione di soldi. Nel passato io ho fatto le mie battaglie per la Xylella, per la mia Puglia, per la mia bellissima Puglia. Senatori favorevoli 156, senatori contrari 140, senatori astenuti 16. Il Senato approva.
156 sì incassati dal governo. Siamo in una botte di ferro. Vuol dire che abbiamo un governo forte, coeso e blindato. Secondo lei cosa deve fare in questo momento Conte? Chiedilo a Matteo. Senatrice, buongiorno. Buongiorno. Adesso fate una riunione comunque di quel che rimane, diciamo, del gruppo. Molto gentile da parte sua. Nel senso ci vediamo. State perdendo quando... pezzi, però. Ci vediamo quando vuole in conferenza stampa. Anche inaspettato. Comunque, alcuni. Sempre grazie per la sua cortesia. Ritrovata in maggioranza per adesso la Polverini. Siamo in una maggioranza difficile da gestire. Se ci si allarga troppo a destra, diciamo, si perdono dei pezzi a sinistra. È la coperta. La tiri da un lato, scopri un'altra parte, no? Noi ci copriamo con la coperta solo a sinistra, se si allarga a destra almeno io non ci sono. Manco io. Non ci aspettavamo da voi, da il partito anti-gas, addirittura la badante di Berlusconi. Piantatela di dire stupidaggini, piantate di dire stupidaggini. C'è qualcheduno che aveva cambiato casacca e che poi è tornato indietro, ma comunque sia. Ma non eravate per il vincolo di mandato voi? Certo! Avete cambiato idea? Ma che cambiato idea? Che colpa ce ne ho se uno non va a casa quando... Quindi non vi imbarazza prendere la Rossi, la Polverini? Ma non mi imbarazza uno che vive da politica da quando aveva 15 anni e pur di avere 10 ore al giorno in televisione ha fatto una crisi di governo mentre muoiono centinaia di italiani. Adesso l'immagine che date da fuori anche ai vostri elettori è che pur di rimanere comunque al governo si imbarcano anche persone che comunque non c'entrano niente con la vostra storia. Stupidaggini. Punto. Stupidaggini. Punto. Sono stupidaggini. Ciao. Grazie. Finalmente un'Italia Viva che esce allo scoperto. Rimane con Conte anche senza Renzi. Questo è il succo. Non ho detto questa cosa. Ho detto che io voglio lavorare alla ricucitura del rapporto tra Italia Viva e la maggioranza. Quindi ieri eravate indecisi un po' se astenervi o votare no. Non eravamo indecisi, abbiamo fatto quello che avevamo scelto di fare. Però la senatrice Vono ci ha detto che era per votare no, e anche alcuni altri di voi. La nostra posizione è stata quella di astenerci. Avevate paura di spaccarvi? Assolutamente no. Una giornataccia! Che giornataccia, io ho la giornata più bella del mondo. Sì. Poi per me oggi è il giorno dei responsabili, dei costruttori, dei cosi, perché cerchi me? Che volevo capire come l'avete presa. Io l'ho presa benissimo. Sì? Sì, sì, io l'ho andato all'opposizione da febbraio. La risposta è stata quella, andare a pescare i cosi, come si chiama, i responsabili. Costruttori, hanno pure trovato qualcuno. Non abbastanza, mo il problema... è che a furia dei costruttori sta a cascare l'edificio. Ma voi in tutto ciò, cioè, noi siamo all'opposizione, lo seguite Renzi? Cioè, è lucido Renzi? Renzi è lucidissimo e diciamo tra qualche giorno vi renderete conto di quanto sia lucido lui e tutti noi che abbiamo condiviso con lui. Non rischiate di scomparire, no? No, ma vedi, sto qua. Sono le immagini del presidente del Consiglio Giuseppe Conte che dopo 40 minuti di colloquio con il presidente della Repubblica lascia il Quirinale. Dopo il colloquio con il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha capito che deve fare in fretta. Già a metà della prossima settimana il governo è atteso a un appuntamento importante, un voto sulla giustizia che Renzi vuole trasformare in una trappola per l'esecutivo. E infatti l'obiettivo di Conte è quello di dimostrare nel più breve tempo possibile di poter fare a meno di Matteo Renzi.